facendo trattamento e sono trattamenti abbastanza velenosi. Ah, scusa. Allora, innanzitutto partiamo dall'origine del cedro. Il cedro, adesso noi abbiamo l'onore di coltivarlo, di averlo qui per come è un prodotto nostro che ci accompagna sempre. Che c'è? Siamo al paese di Orso Marzo. È venuto piccolino piccolino. Praticamente questa torre vedete che l'unica via d'accesso era quella dove siamo venuti noi dal mare, quindi salvaguardava il paese, quindi era tutto circoscritto. Quindi come per salvaguardarsi, eccetera, perché questi due paesini insomma, erano sempre come dire, di facile conquista, però con tutte le precauzioni, tutte le misure, spesso chi cercava di profanare ne pagava le conseguenze, perché c'erano tanti sistemi di difesa. Basta già vedere questi accessi, potevano anche costruire una grande telecamera per portare questa statua di 5 metri che è tutto in gesso, per portarla sempre piccola. E qui sulle nostre montagne prima era tutto un cantiere di teleferiche e piste. Quando si passa sul fiume proprio si vede questo campanile imponente. E qui vedete anche la caratteristica, vedete, dei tetti che è rimasto quasi nello stesso originale, come potete vedere. Potete vedere qualche angolo qui del centro storico e poi da qui si apre la vallata che va.
che profumo. Certosa di Padula. Allora, come vedete, siamo appena entrati dal portone della Certosa. Questa è la corte esterna. In questa corte esterna praticamente avvenivano tutti gli scambi commerciali. Questo era l'unico posto dove la gente esterna poteva accedere, perché oltre quel portone c'era la clausura. Stiamo segnando rosso, segno di contatto. Si era la nuova.